fresca bellezza l'orbe, così il saprà domani sicuramente. Il calcio è nato sulle rive dell'Arno e soltanto dopo secoli è trasmigrato su quelle del Tamigi, dove gli inglesi cambiarono il nome da calcio a football e gli dettero precise regole con le quali il football moderno è conosciuto in tutto il mondo. Ma soltanto dopo la nascita del gioco del calcio è a Firenze. Poche sono le regole che contraddistinguevano questo gioco tipico della città di Firenze. Come abbiamo già detto, i giocatori, che erano 27 per parte, suddivisi in quattro linee, gli innanzi in numero di 15 o corridori. 5 sconciatori, vale a dire il rapporto ai nostri mediani odierni, 4 datori avanti, che sarebbero i terzini, e 3 datori indietro, che corrisponderebbero ai nostri portieri. Il terreno di gioco rettangolare, cui il lato, la base, è il doppio esatto dell'altezza, vale a dire 80 metri per 40, 100 metri per 50. La caccia si otteneva quando la palla scagliata entrava nella porta, nella rete avversaria. Mezza caccia, viceversa, era quel punto, quel mezzo punto che veniva inflitto quale penalità al calciante che, tirando in porta, sbagliava e la mandava al di sopra della rete, al di sopra dello steccato. Quindi mezza caccia per punire chi sbagliava il tiro e una caccia per premiare quando la palla era scagliata dentro lo steccato.